quando è partita aveva due valigie e è venuta a Roma con il treno. Era la prima volta che faceva un viaggio così lungo da sola. Trovò il lavoro all'acquedotto come guardiano perché sua figlia Valentina lavorava a Roma. È venuta a Roma per una vita migliore. Ha incontrato un suo vecchio amico che gli ha proposto di lavorare con lui. È riuscita a guadagnare soldi, a trovare lavoro e a trovare una nuova casa. Con la macchina per cercare lavoro. Ha passato la sua infanzia a Brindisi. Il papà di mio papà era un bravissimo pittore. Il mare era mosso ed è stato un lungo viaggio. Gli fu proposto di andare a Roma per aiutare suo fratello scultore per le scenografie. E ha preso per la prima volta l'aeroplano. Lavorava nel corpo forestale. Aveva solo 12 anni, il viaggio per arrivare a Roma lo fece da sola. Quando era piccola le piaceva tanto scrivere. In quegli anni c'era la guerra e a lei piaceva tanto il sole, il mare e il caldo. È venuta a Roma perché il mio bisnonno doveva lavorare a Roma. È venuta a Roma per non fare il militare. Ma nel viaggio in treno si è molto divertita. Era seduta vicino al finestrino, vedeva il paesaggio cambiare.